darci il risultato finale. Ricordiamo che queste due squadre si stanno giocando l'accesso alla finale, che si disputerà questa domenica, il 28 luglio, al Teatro Olimpico di Roma. Potete ancora acquistare i biglietti per venire a vederli dal vivo, punto esclamativo biglietti in chat. Che dire, due partite che ci hanno decisamente deliziati. Per un inizio, primo game assolutamente esplosivo. Due approcci diversi. Molto diversi. Secondo game che con degli Clash Forge che in qualche modo iniziano a scimmiottare un po' la draft avversaria, rubando qualche pick. È il segreto. Allora funziona. German Corky, interessante. Allora fa vedere. E effettivamente trovano il successo. E giocando uno stile molto convincente, metodico, non si fanno troppo sorprendere da quello invece che era una draft un pochino più sperimentale, bizzarra da parte degli Sparks. E vero, ci hanno mostrato delle cose interessanti gli Sparks fino ad adesso, ma li conosciamo. Ci sapranno ancora. Hanno ancora Sai quando proprio, quando sai quello che c'hai a sera è un po' il baro della situazione, ma quando sei oltre ne hai così tanti che il gioco di prestigio diventa cacciarli fuori a ripetizione, sì, della serie non finiscono mai, e lì diventa lì il gioco di prestigio, è quello, non cacciarne fuori uno, un po' tanti, troppi. Tutti. Però è vero, in ogni caso c'è ancora possibilità per gli Sparks di poterci sorprendere ancora. Una cosa però molto consistente che ho notato è la presenza di Gangplank. Sì. E è una presenza che in ogni caso sta dando i suoi frutti ed è sempre una costante. Molto molto forte lato Sparks, quindi alla faccia di chi dice che i pirati poi non hanno late game. E effettivamente sembra che Gangplank sia una grande priorità per questi nuovi, vero, Sparks, tra virgolette, perché vai a togliere un po' di potenziale da carry late game dalla corsia inferiore con la rimozione di Enz e l'inserimento di Optimus. Lo vai a rimpinguare un po' in corsia superiore, dando ad Asili comunque un pick con cui si trova molto a suo agio. Vero, ma io ora voglio un Optimus con Ash. L'ho deciso, l'ho detto io. Vediamo. Quindi Cristo, mi raccomando, quando sentirei questa prima della draft possibilmente. Quindi signori, siamo nella selezione dei campioni, subito i primi ban lato Clash Forge, tornati Blueside con Lux e Tahkench, non a caso. Dall'altra parte Sivir e Skarner mantengono questo ban su Skarner, perché adesso che siamo tornati sul lato blu dove Clash Forge prima hanno perso, chiaramente non vorranno riproporre la stessa formazione di prima, wow, quindi probabilmente non vedremo sempre quello stesso stile, non vedremo ancora una volta la V di Demon, o forse sì, chissà, forse gli Clash Forge sono disposti a dire abbiamo sbagliato l'esecuzione, vogliamo nuovamente provare quello stesso stile con la fiducia che questa volta riusciremo a trovare il punto. Io non voglio riprovare. Ah, non vuoi? Vedremo vuoi in ogni di caso. Nuovo? Anch'io voglio qualcosa. Anch'io voglio Rob. Io voglio Mordekaiser, voglio Kiyana. Mordekaiser magari no, ma Kiyana sì. Voglio questa già. Ma sai che però, ripeto, Asidi, Mordekaiser, me lo vedo. Non è poi così male. Sarebbe malaccio. Per quanto sembra che vogliano affidare ad Asidi pick molto, vero, basati molto sul danno fisico. E raramente vediamo da parte degli Sparks danno magico, mago comunque, combattente, esatto, sul lato superiore della mappa. Oh, questo è interessante. Azir istantaneamente selezionato per quello che ci aspettiamo sia l'hybrid, ma ovviamente sorprese possono dopo accadere CS. E per andare a rispondere direttamente al pick di Corki con un altro mago, il matchup solito, esatto, non è più il Ryze in questa situazione. Sembra che i Clash Forge siano trovati molto bene con Make It Better su questo Corki, che l'avevamo un po' preventivato prima della serie. Make It Better, giocatore un pochino più alto rischio, questo sembra variare dal suo stile, ma si trova molto. Io non ce la faccio più di Corki, basta Corki, stai diventando come Lissandra, forse anche peggio perché chiunque la usa, invece Lissandra meno male. In ogni caso i Clash Forge insta loccano il duetto per eccellenza, i due innamorati Xayah, Rakan in corsia inferiore per Bin e Limit, e penso che arrivati a questo punto Limit su Rakan sia la sua massima espressione di playmaking. Sta facendo a gradi. Sì. Se ci pensi, Zilean, poi nella scorsa partita, anche aveva, non mi ricordo più. Brown. È molto bravo con Brown. E adesso Rakan. Sì, vai a prendere subito una forte bot lane per i Clash Forge. Adesso che gli Sparks hanno soltanto un pick per poter rispondere. Questa è una mossa, è una tipica mossa quando drafti da Blue Side e hai la possibilità di selezionare quei due pick con gli avversari che possono rispondere soltanto subito con uno prima dei ban. Vai a prenderti una coppiata al quale, una coppia al quale il team avversario deve rispondere con un singolo. E quindi Morgana sembra essere la risposta che probabilmente vedremo nelle mani di Ephias per andare un po' a limitare il potenziale di Limit con questo Rakan. Ma in realtà, qualora Azir finisse nelle mani di Asidi, dubitiamo, Morgana può ancora flexare. Assolutamente. Però sì, staremo a vedere in ogni caso, perché quello è un buon pick per Bin Xayah, perché a differenza, sì, di Tristana e a differenza di Ezreal,
il suo tumulto di piume ha doppia versatilità, doppia utilità, sì. Usata sia in maniera difensiva che offensiva, può essere usata per evitare quello che può essere un controllo della, dei gendarmi di Libriti con qualora avesse Azir, la scorta imperiale, ma anche del cataclisma stesso, per quanto sappiamo che non può scavalcare quel muro. Sì, esattamente, quindi una certa un limite diciamo al playmaking. Esatto. Una cosa interessante che vediamo il ban di Gangplank, ok, rimosso dalle mani di Asli. Grazie, qui c'è la tua asce, Cristo. E una cosa da notare è che non c'è Pyke tra i ban dei Clash Forge. E quindi Asli a questo punto potrebbe tranquilla, per quanto no, ma lo sai che in realtà con Ash Pyke non mi dispiace, eh? C'è anche Morgana, la piazzi su, c'è piazzi su Pyke, puoi fare un bel po' di cose. Mi aspetterei di, a questo punto potrei effettivamente, questo è un bel pixel da parte. Sono estasiato. Per quanto appunto Demon può essere molto aggressivo, qui stai per avere il tuo desiderio esaudito, potremmo vedere la parte Kaiser. No, non Rumble, basta, mi basta uni. Olaf è un jungle molto aggressivo con cui puoi andare a rispondere testa a testa a Robin nelle prime fasi di gioco, e da parte di Demon è un po' un cambio di stile, ma vai a giocare sul territorio degli Sparks, e se riesci a mettere in difficoltà sul loro territorio diventa un po' difficile anche da parte loro cercare di impostare uno stile di gioco ben preciso. E questo pick di Cannon va un po' a dare fastidio a un potenziale Pyke. Questo per vero. Adesso Acidy nei playoff ci ha mostrato solamente Gangplank e Pyke, quindi qualora non fosse il Pyke sarebbe un campione nuovo da parte sua. Vedremo, mancano 15 secondi adesso per la scelta dell'ultimo campione lato Sparks, quindi staremo a vedere chi andrà a quanto pare ad assestarsi in corsia superiore. E sai già contro Aatrox. Ti immagini, vedete? Aatrox. È possibile. Vero, però di solito viene Sion. Bentornati allo Roberto split. Roberto mi aveva avvisato del pericolo. Sta tornando. Per chi non lo sapesse, a meno che si sia perso le ultime 10 giornate di Karen, che l'ha ripetuto sempre, effettivamente Sion, soprattutto in Corea, è tornato. Ma voi dovete sapere che la Corea ha uno stile diverso. Loro per andare avanti fanno 10 passi indietro. E sono tornati ai tank ovunque. Tank ovunque. Tank in bot, tank in giungla, tank in top. Tankano tutto. Mi fa ridere perché in questa situazione Roberto è un po' tipo il profeta della lo vedi campare dietro. Avevo ragione. Sono quelli che dicono che il mondo finirà tipo tra 2 anni. Poi succede veramente. Non so con quanto te ne puoi vantare, però hai comunque del tuo. Questa composizione degli Sparks ha un potenziale di engage assolutamente terrificante. Micidiale. Tra Jarvan, tra Sion che ulta il Manti, persino ognuno di questi 5 campioni in qualche modo può ingaggiare. E quindi questo vuol dire che i Clash Forge devono stare molto attenti prima di tutto, perché un passo falso è tutto quello che basta per farsi colpire da una combo di Jarvan, da una ulti di Ashe, da un binding di Morgana. Allora, ridendo e scherzando, hai esattamente 5 engage, perché la scorta imperiale puoi comunque portarti qualcuno dalla tua parte. Sion, ulti di Sion, la combo di Jarvan, la binding di Morgana, la freccia di Ashe. Ognuno di questi 5 membri ha un può modo di scatenare, può scatenare proprio un team fight. E te ne basta solo uno in realtà, perché il resto poi o lo concateni o anche se l'hai usato. Anzi, è ancora più pericoloso, perché basta che ne prendi uno. Non è che te ne serve uno. Basta uno ed è finito. E il resto poi tutto si riversa, perché hai il tempo con Morgana di utilizzare la tua suprema, perché intanto c'è gendarmi, freccia, cataclisma, Sion che ulta a breve distanza, quindi il knock-up è assicurato. Va bene. Allora, a meno che sbagliano tutti i possibili skill shot, e ne sono solo 2 tra l'altro, perché il cataclisma va a obiettivo, a target. Sì, il gendarmi forse, la scorta imperiale. È davvero difficile adesso per il Clash Forge, sarà più un cercare navigare di sfuggire, navigare in team fight più che lanciarsi e basta. Ma sono sicuramente acque tumultuose. Vero, ma questo va a favore comunque contro il matchup di Cannon. Sarà difficile per lui buttarsi dentro l'azione. Vero. Ma signori, ormai ci siamo finalmente sulla landa degli evocatori, e quindi proiettiamoci all'interno di Rune Terra per questo terzo incredibile match. Campus Party Sparks contro i Clash Forge. E siamo sempre lì sull'1-1, quindi da casa con i vostri hashtag fateci sapere secondo voi chi riuscirà a fare il passo in avanti e portarsi sul match point. Hashtag SPKWin, hashtag Q4GWin. Vedremo in ogni caso adesso come risponderanno a quelli che saranno magari i primi minuti di match. Primo lume che in ogni caso va a dare informazioni a quella che poteva tranquillamente essere tra l'altro una comp da invade, tranquillamente, proprio a mani basse.
Una cosa interessante è che Raven ha optato per l'attacco sostenuto su Kennen. E quindi mi domando: poesia. Potrebbe forse quello essere un Kennen AD nella side lane? Potrebbe tranquillamente essere un Kennen AD. E tutto sommato contro un Sion puoi fare quello che vuoi. Però questa è una cosa interessante. Vai a negare la runa della cleptomanzia che su Sion è tipo oro colato che cade. Sì, questo è a maggior ragione, mi fa pensare, è proprio sintomo di una impostazione a monte da parte dei Clash Forge, che vogliono giocare questo Kennen AD. Beh, allora, c'è da dire che l'attacco sostenuto su qualsiasi campione fino al quinto o sesto minuto fa dei danni imbarazzanti. Cioè, sì, fa proprio tanti danni. Aiuta molto colpi... bene a gestire le fasi di corsia. E per quanto Raven incontro Asi in questo matchup, Kennen contro Sion abbia già una grande comodità, perché con il vantaggio del range poi tranquillamente rassare Sion, poi costringerlo a subire molto e a giocare molto sulla difensiva. Avere l'attacco sostenuto alla tua non fa che accrescere questo svantaggio. Esatto. Quindi vedremo in corsa superiore, anche perché Sion sarà anche un tank, ma tolta la sua suprema è così facile da gankare. Questo... non vuoi farlo? Ma perché no? Se si espone, puoi comunque approfittarne. Sarebbe un peccato non farlo. Sarà un po' difficile che Sion riesca veramente a ottenere priorità di corsia su Kennen e a spingerlo ondata in una posizione in cui si mostrerebbe svantaggiato a dei gank. E anzi, se Kennen glielo permette, Asi probabilmente sospetterà qualcosa e dirà: aspetta un attimo, non è che mi stai lasciando. Perché sono arrivato a metà della corsia? Questo non dovrebbe succedere. Dove sono? In compenso vediamo già subito una piccola differenza di farm. E a quanto pare Kennen si è buttato in una pozza rossa. Perché lo vedo così rosso? È quella skin molto bella e molto nuova. Esatto. In ogni caso vedremo questo matchup, perché per adesso, come sospettavamo, con una certa certezza, volge tutto a favore Raven. Questo potrebbe comunque dare anche a Demon, con un pick molto aggressivo, di farsi avanti nella giungla di Robin. Questa è una cosa importante, però puoi guadagnare priorità in corsa superiore. Sicuramente, infatti Robin ha provvisto a ripulire rapidamente tutta la sua giungla senza lasciare neanche un campo alla merce di un possibile invade di Demon. Infatti sia Makey Better che Raven si stanno facendo avanti in maniera molto convincente su queste solo lane. E questo sta lasciando a Demon molta libertà. Abbiamo visto un po' lasciare la sua giungla iniziale per fare qualche capolino verso l'ingresso della giungla avversaria, prendere quel primo argo granchio, ma per il resto rimanere un pochino anche indietro a livello di clear per quanto riguarda Robin, che ha già completato il suo primo clear totale ed è tornato in base. Adesso si sta dirigendo verso quell'argo granchio. Vero, ma Demon era già tornato in base completando l'oggetto, e questo ovviamente lo porta in ogni caso ad avere una posizione favorevole a scendere poi della sua giungla, sì, pulire la Mabecchi e chissà, magari fare capolino proprio in questo inferiore. È possibile. Per adesso la corsia inferiore si sta bilanciando attorno alla metà, non sta succedendo niente di particolarmente interessante. Optimus e Efias dovrebbero avere una forte priorità, soprattutto potrebbero puntare ad aggressioni nel 2v2, perché con tutti i controlli, il poke della distanza, la rush che questa duo bot ha nei confronti della bot lane avversaria, Bin e Limit devono stare molto attenti, soprattutto finché non raggiungono il livello 6, a non esporsi troppo. Questo è interessante. Demon non è tornato in base, ha finito il suo Giorgio e invece di andare verso la Mabecchi si è spostato verso il fiume della corsa superiore. Questo però ha lasciato tempo a Robin di finire la Mabecchi di Demon. Sì, infatti Demon trova soltanto un singolo Amabecco, e poi, vista anche la presenza di Libri, decide di arretrare, mentre Robin si fa avanti anche sui suoi Krug. Demon deve prendere una via un po' più lunga. Vero, ma potrebbero chiuderlo, perché ha già usato la combo di Machana. Allora Demon lanciasse un Ash, andrebbe a rivelare nella posizione. No, sta controllando il drago. Robin non è in visione, non ci sono lumi su questa. Ma adesso il knock-up è disponibile. Demon ha pingato sul suo attenzione, campo. Limite trova Optimus. Non è la migliore delle posizioni per arretrare. Bin costretto al flash difensivo, ma questo dà comunque vantaggio e priorità a colpi di torre che vanno su Robin. E ora sono costretti a ritirarsi mentre Demon sopraggiunge, ma c'è il lume nella trifonda. E quindi possono vedere il jungle avversario, evitano la 3v3 e ottengono il flash di Bin. Questa è stata una buona giocata da parte degli Sparks, che fanno valere la pressione che Optimus ed Efias hanno guadagnato finora. Ovviamente questo deve, o meglio, non permette agli Sparks di rimanere in corsia, costretti nel richiamo in base e poi il teletrasporto, mentre invece il duetto finisce velocemente la pulizia, torna insieme in base.
E adesso Optimus con la wave che è stata persino trattenuta gentilmente da Epias, riuscirà tranquillamente a pulire rapidamente questi minion. Mantiene comunque un solido vantaggio rispetto al suo diretto avversario. Comunque entrambi hanno avuto lo stesso recall, una MC spada con lume di controllo e pozione. Esatto. Ovviamente questa Ash con la cometa conosciamo già quale sarà la sua itemizzazione standard. Sì, giusto, Ash con la cometa, esatto. Una build molto propensa al poke nelle fasi di corsia e che poi punta a raccogliere come primo oggetto il traduttore d'essenza, abbastanza standard, e poi virtù della triade per andare a massimizzare un po' il TPS. Una build molto incentrata sulla riduzione di carica. In compenso giocano molto bene i Clash Forge sui richiami in base degli Sparks, guadagnando priorità e pressione su questo drago dell'oceano che cadrà nelle loro mani. Il secondo sarà della nuvola, draghi ben più clementi rispetto ai due match di prima. Sì, assolutamente. Con questo primo drago, però, un bel drago dell'oceano nelle fasi di corsia. È fondamentale, però, Olaf anche. Aiuta i Clash Forge a soffrire meno le varie lane. Per quanto in corsia inferiore Epias e Optimus possano cercare di effettivamente andare a arrassare liberamente i loro avversari, quindi limitare al massimo le applicazioni di quel drago dell'oceano, guarda su questo lato superiore della mappa, Robin e anche Acidi si fanno avanti sui campi avversari cercando di rubarli tutti. In compenso però già è caduto la tana dei lupi. Adesso qui l'Hybrid addirittura si fa avanti, trovano un legame oscuro su Bin. E questo è tremendo. Intanto però arriva la suprema di Acidi, purtroppo non trova il knock-up vincente. Raven però sarà il primo a cadere. Questo è disastroso per i Clash Forge, che adesso si trovano dalla parte sbagliata, tra l'altro, della mappa. No, sono gli Sparks a trovarsi dal lato sbagliato. Beh, in questo momento sì. Demon ancora a livello 5, non ha la suprema. Gli Sparks stanno aspettando un po' i loro cooldown, le loro tempistiche. Nessuno sta arrivando da parte di Clash Forge per aiutarli. Make It Better può liberamente pokare dalla distanza. Questa è una situazione molto delicata. Addirittura Robin si fa avanti ed eccoli qua, arrivano i knock-up. Addirittura Make It Better costretto a flash. Demon si fa in avanti, non ha ancora il 6, lo potrebbe guadagnare, ma non sarà così. Disastro casa Clash Forge. Trova infine l'uccisione su Acidi, Demon, ma Acidi non contento risorge dalla tomba e con uno schiaffo porta a casa la kill in risposta. Successo totale per gli Sparks sul lato superiore e anche inferiore della mappa, dove appena Optimus ha raggiunto il livello 6 è stato il primo campione a raggiungere quel livello in questa corsia, persino prima del suo compagno di corsia. Scocca la freccia, colpisce Bin che non ha ancora quel tumulto di piume, viene concatenato il legame oscuro e trovano quella prima uccisione. L'altro lato della mappa è stato quell'invade prolungato a rivelarsi in favore degli Sparks, che in questo momento della partita, con le supreme a loro disposizione, hanno più presenza a livello di teamfight. Una bella ulti di Acidi schiantata in faccia a Raven, la ulti di Hybrid per allontanare Make It Better e Demon e guadagnare spazio. Adesso però in corsia inferiore Make It Better e Demon si fanno avanti, cercano i dive. Arriva l'ammaliamento su Optimus, lo scudo su di lui si spegne nel nulla, poi Make It Better riuscirà a metterci del suo. Efes cerca proprio suprema, i danni della torre su Bin si sprecano, ma sono inutili. Ottima la gestione di aggro. Demon per il rotto della cuffia, giustiziato, va bene così. Giustiziate, quindi niente di guadagnato per gli Sparks. Ottima mossa da parte di Clash Forge, ottime tempistiche, soprattutto Optimus. Purtroppo la sua freccia, mancavano 4 secondi e adesso ha scoccata alla base. Vediamo se riuscirà a colpire qualcuno. Ha colpito effettivamente Rakan, ma niente di fatto. Qua appunto l'abbiamo visto, Optimus colto fuori posizione. Mancavano 4 secondi alla freccia. Con quello stun a breve distanza, per quanto breve, avrebbe potuto guadagnare abbastanza tempo da rispondere con la kill su Make It Better. E ottima l'esecuzione da parte di Clash Forge, decisiva, fantastico engage da parte di Limit e buon dive. E qui però adesso si iniziano già a vedere i primi problemi, perché la cotta di maglia basta e avanza per eliminare la maggior parte dei danni. Limit per pochi centimetri non trova il knock-up su Hybrid. E forse anche un bene, perché Robin e Efias erano proprio lì dietro. Quello sarebbe stato un 2 contro 3 decisamente rischioso. Shuriken Shuffle, riportano Make It Better in pronta consegna. Robin il lock-up vincente. Poi però sarà Efias ad ottenerne l'uccisione con il suolo corrotto. Meraviglioso, meravigliosa esecuzione da parte di Libri. Una combo decisamente pulita. Trova Make It Better che è senza flash. La combo trova il bersaglio. Efias purtroppo raccoglie la kill, ma questo è un support assetato di sangue. 2-1-0, dategli risorse. Un lock-up che purtroppo non trova il target. Libri in ogni caso protetto dallo shield di Efias. Lo scudo fondamentale. Mentre intanto Robin ormai ha messo casa nella giungla di Demon. Non farma neanche più la sua giungla, farma la giungla direttamente di Demon. E si nota, 64 CS a 46. E due uccisioni, 2-0-2.
Un pat indubbiamente creativo, trova il knock up, si lancia in avanti, arriva Raven nella suprema, ma non bastano i danni. Asidi riesce a trovare un'uccisione, o oh, meglio, Robin riesce a trovare un'uccisione. Dall'altra parte, ammaliamento, sempre su Optimus, arriva il knock up, la parte di Limit, gli ultimi danni. Bill però sta tankando la torre. Ottimo il tumulto di piume, saggio uso per evitare infine che la torre consegni l'uccisione ottima. Assolutamente sì, molto bravi qua Bin e Limit che massimizzano le loro... Incanta la me su Efias, Demon però si porta in avanti, Efias un po' troppo aggressivo, c'è però il teletrasporto da parte di Librid, diverse le stasi, poi l'incanta la me finale, Bin un'altra uccisione, terza per lui, poi Demon, punizione glaciale, si porta in avanti, arrivano le sabbie mobili a portare fuori dai guai Librid, ma quella torre non è poi così amica. Oh. Limit deve stare molto attento. Optimus non ha la ulti dalla base, non ci sono altri teletrasporti. Pochi secondi a quello di Acidi. Librid è arrivando. Rinchiuso. Demon però sta tankando la torre. Librid. Arriva su Bin. Lo Shurima Shuffle trova il richiamo dei propri gendarmi. Gli ultimi danni, l'inarrestabile. I colpi non raggiungono Librid. Potrebbe salvarsi? No. Il missile finale pone fine alla vita di Librid, ma... In tutto ciò però, Robin ha preso il messaggero, è a livello 9, due livelli sopra Demon e ha chiuso la prima torre a 12 minuti. E questo è un altro messaggero che si schianta a metà vita sulla seconda torre interna. Beh, uno scambio niente male, che mantiene comunque gli Sparks in un buon vantaggio di gold, 2000 netti sopra i loro diretti avversari. Clash Forge che persistono con questa aggressione sulla corsia inferiore, andando un po' a punire questa ascia di Optimus con cui ci aveva mostrato si era trovato così bene nei quarti di finale, e non vogliono permettere alla corsia inferiore di guadagnare ulteriori risorse perché il resto della mappa non sta andando molto a loro vantaggio. Raven lo stiamo vedendo, sta optando alla fine per quella build AD alle componenti di Lama della in rovina dalla sua, e anche per questo i tentativi di aggressione da parte di Robin e Acid lo possono punire così duramente, perché con la suprema non ha modo di fare danni, può soltanto guadagnarsi qualche secondo di stordimento. Preoccupante come non mai, anche perché Robin guarda un po' quanti bei oggettini che c'ha. Ci ha completato due oggetti, oltre alla gemma del colosso cinero e anche una mannaia oscura. E questo Jarvan fa un bel po' di danni, 3-0-2. Ah, 20 minion in più rispetto a Olaf, lascia fare. Beh, non a caso si chiama Robin quarto. Senza dubbio, questo ormai... Non credo che sia una successione familiare. È una certezza. Già. Più che altro la certezza ce la sta dando con le continue performance ogni qualvolta che gli viene lasciato questo personaggio. L'hai mai visto avere una performance scadente? Avranno forse perso, ma non è mai stato scadente. Il che non è neanche facile, perché quando sei indietro con Jarvan è difficile essere utile, perché la tua combo demaciana e il tuo cataclisma ti portano solo in faccia ai nemici, e se non hai resistenza, se non sei utile, muori inutilmente. Robin e Librid adesso si stanno muovendo verso questa corsia inferiore dove i Clash Forge non hanno visione, ma no, Cap non lo trova, Limit si porta subito i propri compagni, ma c'è anche Demon per l'appunto, la freccia di Optimus a rivelarne la posizione. Niente di concreto in questo momento. Mighty Vector sta farmando un po' la giungla di Demon, come se non bastasse già Robin che riesce a rubare i campi. Questo porta Robin in 30 CS di vantaggio rispetto a Demon. Demon molto... molto a digiuno in questa partita, dieta di risorse, non riesce a tenere granché, e infatti mi immagino che vedremo una build molto economica con questo Olaf, possibilmente magari anche una redenzione. Stavo pensando anch'io, che non farebbe neanche schifo in realtà, anzi sarebbe ottimo. No, fornire ulteriore sustain ai tuoi praticamente tre tiratori. A Xayah, qui addirittura si porta in avanti, il tenuto più disponibile, Optimus non ha trovato la freccia vincente, sta arrivando il teletrasporto però da parte di Acidi, non arriva il legame oscuro, un ottimo tumulto di piume, trovano l'ammalamento, la suprema su Bin, non riuscirà con l'incantalame, forse sì, ormai è separato, riuscirà a ottenere il root su Optimus, ma ormai è tardi, addirittura l'Hybrid stava scendendo in corsia. Questo è un buon movimento di mappa, ancora una volta, un ottimo teletrasporto sfruttato dagli Sparks, porta loro un'uccisione, Limit conserva un po' le sue possibili summoner spell, sa che non può trovare granché, Bin non aveva molto a disposizione, quel tumulto di piume l'ho salvato per poco. C'è da dire che Raven nel frattempo in corsia superiore sta mettendo un po' di pressione sulla torre, ma non può tenere placche perché ormai siamo al 15° minuto, quindi al massimo sarà il semplice gol della struttura. Sarà quella torre che porterà con un ulteriore vantaggio, ma attenzione, in corsia centrale quella torre sta ormai per cadere, il fatto che siano 15 minuti è preoccupante. Sì, la seconda torre a 15 minuti sarebbe un fantastico obiettivo per gli Sparks, perché ottenere priorità ulteriore nella giungla avversaria dopo che Robin l'ha già praticamente resa a casa sua. Wow. Diventa un po' difficile per i Clash Forge cercare di rispondere sul suolo, sul proprio terreno di battaglia. Robin è quasi 40 minion sopra. 38 minion di vantaggio, ma soprattutto i livelli. 10 a 9, Demon appena livellato, di cosa stiamo parlando? Due livelli sul jungler, è tremendo.
È decisamente una situazione svantaggiosa, ma Demon con questo Olaf non ha bisogno di così tante risorse. Se non altro è un jungler con dall'economia abbastanza basse, quindi... Vero. Stai piangendo un po' da un occhio solo. Stai dando risorse a un Jarvan che non sarà il carry principale del team avversario. Per quanto possa essere una solidissima frontline e basta mettere i carry dietro al Jarvan per rendere la vita molto più facile, ma in generale i Clash Forge sono abbastanza contenti con lasciar scalare Bean e Make It Better, soprattutto questi due campioni con questa Xayah, con questo Corki. Hai raccolto il primo oggetto, ti stai portando avanti verso il secondo e Make It Better ci ha dato dimostrazione di una fantastica performance con Corki nello scorso game, quindi se riesci a portarlo ad un punto della partita in cui può effettivamente mostrarti quello che ti ha mostrato prima, perché non farlo? Esatto. Intanto qui vediamo nuovamente Make It Better pronto in corsa inferiore a pulire, arriva Acidy a rispondere a quel push. Acidy che mantiene le sue ottime performance con qualsiasi campione, è comunque costante e difficilmente perde una corsia. Robin sul flank, arriva la freccia in cocca. Bean ultra estinto, ma dall'altra parte però quanta vita ha perso lo stesso Demon solo con la suprema di Acidy. Poi qui arriverà la Q finale su Bean. Bean eliminato immediatamente dall'Hybrid e i suoi ovviamente impetuosi e imperiali. Robin Demon era costretto a flashare oltre il muro. Make It Better e Limit stanno scappando, ma potrebbero essere chiusi da Robin. Per quanto il cataclisma non sia disponibile, ovviamente vuole Make It Better, costretto a flash, evita il knock up. Arriva lo Shurima Shuffle, sabbia mobili. E qui ora Make It Better si trova dall'altra parte, nuovamente quella sbagliata. Arriva l'inseguimento, il flash, scudo. Acidy a raccogliere l'uccisione. Non è la prima volta che vediamo Acidy raccogliere così tante uccisioni con un semplice Sion. Ancora una volta, ottime esecuzioni. Sion funziona allora. A quanto pare sì. La freccia di Ottima sarà perfettamente calibrata e costringe Bean all'utilizzo del tumulto di piume che lo rimane, che lo lascia. Oh. Niente. Demon, legame oscuro e su di lui si sprecano i danni. Per quanto non possano ancora farsi troppo avanti su questa struttura, perché l'Hybrid non ha molta vita, Optimus è rimasto in corsia superiore e il resto della composizione degli Sparks non ha molti danni, gli Sparks sono ben contenti di adesso ritirarsi e volgersi verso quello che sarà presto un drago infernale. Per i Clash Forge si sta mettendo sempre peggio, non tanto in risorse quanto più in presenza di mappa, perché a neanche 15 minuti hai già due torri interne che stanno per cadere. Comunque siamo abbonati agli infernali in questa serie. Sì, sì, sì. Uno ogni partita almeno. Uno o almeno uno. Bene, bene, belli sanguinolenti questi match. Siamo ben contenti, la folla stessa è contenta. È trovato quindi anche questo secondo drago elementale per gli Sparks, che va ad aggiungersi a quello della nuvola raccolto da loro precedentemente. Optimus sta facendo la sua partita abbastanza tranquillo. Quella freccia, per quanto non abbia colpito il bersaglio, è stata sufficiente. È stata più che sufficiente. È il costretto Bean all'utilizzo del tumulto di fiume che l'ha lasciato vulnerabile al cataclisma, che ha dovuto quindi flashare. E una volta flashato via ti trovi davanti, una volta usato tumulto di fiume, flash, hai davanti un Sion, sai già che sei morto. Già. Vedremo adesso come si imposteranno questi ultimi attimi. Prima della zona del barone, Robin entra in un cespuglio, ma hanno così paura di questo 3-0-5. Freccia. Arriva la freccia, troverà Demon. Ben lontano il resto del team proprio per committare su quella freccia. Demon non decide neanche di usare la sua suprema, non è impensierito. Epias però sta cercando l'aggressione su Bean. Bean da solo, Epias, tumulto di piume, ma viene comunque bloccato. Incanta lame, troverà la morte. Lo stesso Epias, ora però potrebbero girarsi. Demon arriva in soccorso, Robin un flash knock up, lo troverà su Demon e lo stesso Bean è eliminato poi. Make it better dall'altra parte. Ottimo saggio uso da parte di Acidy di arrestare la propria avanzata, fermarsi, Q vincente, poi verrà ammaliato, la torre consegnerà l'uccisione a Raven. Dall'altra parte però si sprecano i controlli, Limit e stare molto dentro, un'ottima scorta imperiale che però evita lo stesso Limit, idolo utilizzato da quest'ultimo. Raven però non ha abbastanza danni, qualcuno colpisca Optimus e invece no. Ah, che Make situazione Make It Better delicata. Deve stare molto attento però lo stesso Make It Better, donerà visione. Sono chiusi in un angolo gli Sparks. Si portano in avanti, gli ultimi colpi, limite a raccogliere la prima uccisione, ma Robin e l'Hybrid usciranno. Con la Bean. Bean e il teletrasporto, li vogliono chiudere. Dall'altra parte però c'è la torre ed è difficile fuggire in queste condizioni. L'Hybrid va per l'execute. E riuscirà a tenerlo. Make It Better si fa un po' troppo avanti, Robin stasi ma non ha abbastanza danni.
Serie interrotta nella mano di Bin. Quelli sono tanti gold per una Quelli sono tanti gold. Questo è buono e si vede nella gold lead. Ma rivediamo il tutto rapidamente, perché cercano di trovare questo iniziale engage. Sottovalutano un po' forse i danni che Bin riesce a trovare su Efias, e questo lo porta immediatamente alla morte. Nel frattempo i Clash Force sono fatti avanti sul barone e potrebbero andare a contestare gli Sparksy. Questo, il resto del teamfight è stato diviso un po' su due lati, con gli Sparksy che da un lato, perché mette sull'altro. Ah, sì, di una così forte frontline, evita il knock-up, un ottimo incantalame, Efias si porta in avanti con la propria Suprema, le diverse stasi, ma Raven uscirà fuori giusto in tempo per essere colpito, doppio ci sono la parte di Optimus, e Acidi è ancora vivo! È difficile buttare giù quel Sion, ed è difficile inseguirlo. L'ibrida ha tagliato la strada Bin. Tumulto di Piume usato in maniera offensiva, ma per lui è difficile. Troverà l'uccisione comunque su Acidi, per loro è tardi. Se non altro ha trovato quella kill, però perdere la D carry adesso per i Clash Forge potrebbe essere una... L'ibrido un po' troppo avanti, scorta imperiale utilizzata, ma il knock-up riuscirà a colpire lo stesso. Poi sabbia mobili per riposizionarsi fuori dalla setinella di quarzo, e tanto gli basta per avere la vita salva. Optimus continua con quest'asso a giocare sul filo del rasoio. Ma tutti, anche l'ibrid, le sabbie mobili sono a favore suo. Cioè proprio cade giù e poi ritorna su. Assolutamente, chissà dove portano le sabbie mobili di quella. Di quel... Sono solo portali alla Doctor Strange. È una, situazione molto delicata adesso. Strana. Per entrambe le squadre, perché la partita è molto più ravvicinata di quanto addirittura sembri. Perché a malapena, cosa, 1500 gold separano le due squadre, che è nulla a questo punto della partita, è una BF sostanzialmente. Optimus sta tornando in base, adesso potrebbe cercare di completare la sua vettura della triade se ha abbastanza soldi, ma una volta completato quell'oggetto gli Sparks otterranno un bel power up nei fight, ed eccolo lì. Eccolo qua. E ora però Optimus, i danni che fa, i danni, già, i danni, ma i controlli, la freccia... La Suprema di Acidi non trova comunque Raven, riesce a evitarne, ma non il cataclisma, in corsa inferiore, i danni si sprecano e qui arriva l'uccisione infine. Era troppo cruenta, non abbiamo voluto mostrarvela per risparmiarvi le emozioni, perché cosa hanno fatto quel povero Raven nonostante comunque si sia distraggiato molto bene nell'evitare la Suprema di Acidi. Ha resistito per molto tempo. Dopo che ho sentito il rumore della Suprema di Acidi, mi aspettavo di sentire l'annunciatrice molto presto. Non e solo, ma siccome non si è sentito l'impatto, ho detto, ah, allora ha schivato la Suprema di Acidi. Da bravo main Sion. Stallo un po' particolare qua in corsia centrale. È uno stallo che non ti aspetti, più che altro perché gli Sparks hanno avuto un consistente vantaggio continuo, soprattutto a livello di gold. Sì, adesso c'è un drago dell'oceano che sta spawnando. Fondamentale. I Clash Forge potrebbero andare a selezionare per... o meglio, potrebbero andare a contestare per avere il loro secondo drago dell'oceano. Potrebbe aiutarli molto nelle situazioni di assedio o danze attorno al Baron. Non però puoi. Sembra che non possano veramente permettersi di farlo con... Raven, occhio però, cerca l'engage mid. Trovano come chi mette un ottimo pacco. Limit purtroppo si fa avanti, ma l'idolo del sole viene immediatamente evocato. Il problema è che i Clash Forge hanno sprecato pacco e anche la Suprema di Limit adesso non è disponibile. Quindi il loro engage non è per niente affidabile. Raven sta continuando a pushare in corsia inferiore, ma non ha il teletrasporto. Se gli Sparks volessero forzare azione sul Baron, deve muoversi presto. E infatti sembra che stia già iniziando ad abbandonare l'azione. Sta pingando sulla torre, vuole continuare a pushare. Ma devono stare molto attenti, addirittura canalizzazione di Demon, non possono andarsene. Legame oscuro che si spreca nel vuoto, così come il suolo corrotto. Però questo è un gioco che va a favore Raven, per quanto invece si sia staccato dalla corsa inferiore. Sparks che sono un po' anche contenti di essere scappati da quel tentativo di engage con la loro vita, perché il pacco se n'è andato, la Suprema di Limit non ha trovato bersagli. Per quanto la freccia di Optimus non abbia anch'essa trovato nessun bersaglio, quella poteva essere l'interruttore per far partire un re-engage da parte degli Sparks. Ma alla fine sono soddisfatti con aspettare un altro po', raccogliere anche questo secondo, meglio questo quarto drago, quarto della partita, terzo per gli Sparks, il primo dell'oceano. C'è una varia distribuzione di elementi, e questo è anche particolare perché qualche mese fa c'è stata quella patch, se ricordi, dove il primo drago elementale, il primo drago di ogni elemento per ogni squadra dà un po' di più. Quindi ottenere due draghi dell'oceano per i Clash Forge avrebbe dato loro meno al netto quel secondo drago di quanto questo primo drago dell'oceano dia per gli Sparks. Esatto. Fondamentale adesso, vedremo. Staremo a vedere adesso come riusciranno a impostare, perché zona barone ora più che mai ben visibile. Ah, sarà difficile andare a contestare ambedue i lati, perché comunque hanno vari punti di forza e la presenza della Suprema di Limit come quella di Raven è fondamentale tanto quanto quelle degli Sparks.
Sicuramente. Freccia di Optimus è partita, ma non ha trovato un bersaglio, quindi... È un cooldown interessante. Un cooldown interessante che non sarà disponibile almeno per un po'. Però se vedi la velocità alla quale sta tornando questo, grazie alla build molto incentrata sulla riduzione di carica di Optimus, puoi permetterti di usare queste frecce un po' come... Io provo a spararla. Se trovo un bersaglio, bene. Se no, aspetta. Provano acidi contro le studio, si sprecano. Ma è una così grande frontline. Arriva addirittura Efas e il suo scudo, così come anche Legame Oscuro, che però non trovano utilità. Quell'acidi non ha subito danni. Acidi... Adesso una bella Wormong, ma neanche serve, perché con quel drago dell'oceano, guarda, sta già iniziando comunque a ricevere un po' di energia, un po' sì, di... assolutamente. Oh, Robin è partito. Robin si lancia e adesso purtroppo con il cataclisma ha mancato, non trova effettivamente connessione. Questo è pericolosissimo adesso. Flash e decidono di girarsi. Flash cataclisma è costretto Demon al flash. Questa è una risorsa interessante. Vero. Perché adesso se Demon vuole entrare per uno steal deve farlo dalla porta principale, non può più passare dal retro. Teletrasporto però di Raven dietro. Ekas però l'ha immaginato, l'ha visto, si girano proprio su Raven, intanto però Acidi è morto e questo ovviamente permette un reset, oppure no, Limit sta tenendo l'aggro, vogliono ribattere, Raven è comunque sul flank, ma questa sarà una pausa. Situazione molto delicata nella 6297 quale... minuti, occhio, occhio questo barone, metà vita quasi, anzi sì. Metà vita. Sì, praticamente. Leggermente meno di metà. Esatto. Sarà un 45-46%. Top. Ma giusto perché siamo pignoli. Sì. Come quel Lumino. Allora, e i Clash Forge in questo momento hanno vantaggio numerico. Hanno vantaggio quanto numerico. Abbiano subito un po' di botte dal cadavere di Acidi e possono effettivamente in qualche modo cercare gli Sparks e andare a contestare. Perché in un 4 contro 5, quando si parla di un team che sta affrontando il Baron, che ha quelle resistenze ridotte, andare a contestare l'obiettivo ti permette un certo spazio di manovra. E se vai a contare le supreme, quella di Libri è ancora disponibile, quella di Optimus è ancora disponibile, quella di Efias è ancora disponibile. Però devi tenere in conto una cosa. Se vuoi andare a contestare questo drago ai Clash Forge, perché immagino che il limite l'abbia tenuto in aggro per questo motivo, certo. Tanto aspetti che Acidi muoia e sei di nuovo in operativo. Esatto. E il problema è Raven. Sì. Perché Raven ha due scelte. Se Robin si lancia dentro la tana, e dovrà farlo prima o poi con la combo di Machana che a breve tornerà, Raven può zonare il resto del team o seguirlo e trovare i controlli ed evitare che lui possa smitare questo, sì, questo barone. Perché parlavamo delle supreme degli Sparks, ma anche le supreme dei Clash Forge sono tutte disponibili. A quanto pare però aspettano il reengage, liberi di riuscire a quale sappiamo a fuggire. Raven troverà il knock-up, o meglio troverà il controllo su Robin che ha trovato il knock-up, mi chiede da distanza però non rispetta i gendarmi di Libri. Raven così avanti, vuole, trova la Guardian Angel di Robin, ora però è costretto a fuggire. Sì, una posizione abbastanza scomoda, se trovasse rallentamento Optimus non connette con la W. Millimetri, neanche centimetri. Però è stata una fantastica gestione da parte del tentativo di engage dei Clash Forge, da parte invece degli Sparks. Libred che al millimetro riesce a schivare la toccata e fuga di Limit e Raven che cerca il flank con la Suprema ma viene interrotto dalla combo di Robin e questo critico non gli permette di infilarsi proprio nel cuore del team degli Sparks, per quanto poi Robin debba rimetterci il suo angelo custode. Io avrei sprecato quel flash per assicurarmi, anche perché aveva già usato, anche perché le sabbie mobili erano già state usate da parte di Limit, quindi in ogni caso potevi forzare magari un flash a cercare un controllo. Sicuramente. In ogni caso ormai vedremo. Sta di fatto che tornano tutti in vita e a breve le supreme saranno tutte quante nuovamente disponibili, quindi si ritorna al solito gioco. Molte supreme, ma non tutti i flash, perché Limit e Demon non hanno i loro, così come anche dal lato opposto Robin. E quando si parla appunto di questi frontliner, tra virgolette, e mi sento anche di includere un po' Rakan tra i frontliner, perché è uno di quelli dei primi a gettarsi in avanti, che effettivamente cerca quegli engage, avere la mancanza di flash rallenta un po' la partita, perché non ti puoi permettere quello stesso livello di aggressione di engage. Robin qua potrebbe trovare Limit tranquillamente esce con la sua W. Vedremo adesso cosa accadrà in questo frangente, perché la torre interna è caduta. Questo ovviamente fa perdere pressione anche a su quella tana del barone nel lato Clash Forge. Non è semplice ora. I Clash Forge avevano un'opportunità prima, non sono riusciti a coglierla al meglio delle loro capacità. Ed è un peccato perché effettivamente adesso, per quanto ci siano così differenti uccisioni, la Gold Lead è praticamente inesistente. Solo 500 unità, forse 600 a dividerli. E... un team fight e chiude la partita. Non si tratta tanto di chiudere la partita quanto di effettivamente rompere questa parità, perché finché c'è questa parità diventa difficile esporsi in un verso o nell'altro. Nel momento in cui uno dei due team vince il fight, un'altra freccia che va grosso. Vuoto.
Questo non va certo a favorire gli Sparks, per quanto ottima sia tutta quella riduzione di carica. Ancora a livello 14 la sua Suprema non ha raggiunto il rank massimo e quindi c'è ancora un po' di limite per come intendiamo la libertà con cui può usare quelle Supreme. Make it better adesso ha il pacco e quello è uno strumento preziosissimo per lui. Però la posizione dei Clash Forge è ottima per andare a creare pressione su quella seconda torre interna. Adesso non ha più il pacco. Niente. Legame oscuro, si spegne nel vuoto. Robin si fa avanti come lo stesso Acidi. La tensione inizia a sentirsi proprio... La puoi indossare la tensione da quanto è grossa e composta. Sì, purtroppo le side lane non stanno giocando molto a favore Sparks. In corsia inferiore c'è una bella ondata di servitori che sta spingendo verso la loro base. E Mekki guarda... si sta subito muovendo per andare a sfruttarla, avendo il teletrasporto la sua e potendosi quindi raggiungere, radunare il resto del suo team. Limit costretto alla purificazione. La freccia di Optimus purtroppo non trova il target per pochi millimetri. Però Mekki Better pretende e ottiene torre. Ora va sulla seconda torre interna, l'ultima prima dell'inibitore. Gli Sparks devono fare qualcosa perché quella torre cadrà in ogni caso. Sì, la tenaglia si sta stringendo sul codo degli Sparks. Teletrasporto però. Teletrasporto. Arriva, attenzione, non stare molto attento in quella torre, in ogni caso è assicurata. Il cataclisma però si spegne su Demon, non troverà infine la morte proprio grazie allo stesso Libret. Poi la scorta imperiale, Mekki Better però tra l'uccisione sullo stesso Optimus. Ora nuovamente punti a capo perché Efias viene distrutto da Bin. Questo barone nuovamente resettato. È un 2 per 1 a favore di Clash Forge. Potrebbero farlo proprio su Asi, non trova il knock up, l'ibrido è costretto, Robin è rimasto in corsia, questo potrebbe dare favore alla... No, rimane in piedi la torre. Ah, purtroppo qua gli Sparks soffrono l'engage dei Clash Forge, riescono a rinchiudere bene Demon, eliminare Olaf immediatamente, eliminare quella minaccia, ma Mekki Better con un ottimo posizionamento dopo quel teletrasporto è sul flank, riesce a esplodere Optimus e a mettere anche buona pressione sull'Hybrid. Suprema di Acidi, purtroppo non trova alcun target ma riesce in ogni caso a pulire velocemente l'ondata di arrivo. Sì, soprattutto è servita per riportarlo rapidamente verso questa zona della mappa, ancora lì attorno alla tana del barone a pulire. Pulire i lumi avversari, ottenere controllo di visione. Mentre Raven è tornato in base perché doveva tornare a spendere un po' di soldi, gli Sparks sono già sul Baron e i Clash Forge adesso devono avvicinarsi a contestare senza visione. Ora però devono stare molto attenti. I cooldown sono ancora giù. Si portano in avanti, non ci sono molti cooldown fondamentali. Robin trovato il permanente, il doppio cap, costretto alla combo di Machana, pochissima capire, attenzione! Optimus chiuderà su quel barone, implosi immediatamente Demon. Ora però i Clash Forge devono trovare almeno qualche pick. Libret, la magia trova su Libret la scorta imperiale, poi la serie interrotta di rimando. Finn e Raven trovano diverse uccisioni su Optimus, sullo stesso Acidi, che ora in erbe non può far niente che cedere. Robin tornerà in vita da quell'angelo custode, ma è una doppia uccisione per Bin. Solo Efias, unico superstite, questo barone è stato più che preso, negato. Ah, purtroppo sì, Libret ha visto l'opportunità per lanciarsi, fare la giocata dell'eroe, ma purtroppo Bin ancora con il tumulto di piume dalla sua, riescono a evitare la gran parte dei membri di Clash Forge, quello Shurima Shuffle, soltanto Limit spinto verso la composizione degli Sparks, e questo gli permette di trovare ancora più facilmente un tentativo di re-engage, immobilizzare Optimus ed esplodere i carry degli Sparks prima che possano fare male ai loro compagni di squadra. Torre ed inibitore per gli Sparks, ora si apre una nuova incognita. Questo inibitore è pericolosissimo. Sì, purtroppo sì, Clash Forge possono farsi avanti sul drago della nuvola, per quanto sia un drago che a questo minutaggio non ti aiuterà particolarmente. Vai ad attivare lo spawn del drago maggiore, che è una cosa sia positiva che molto rischiosa, perché anche gli Sparks hanno tre stacche. Qualora nel momento in cui il drago ritorna sulla landa fossero gli Sparks ad avere priorità attorno a quella zona di mappa, andare a contestare un drago maggiore con il rischio di poi subire un teamfight dopo non essere riusciti ad assicurarsi quell'obiettivo diventa una prospettiva non particolarmente rosea per i Clash Forge. Hanno ancora il buff del barone di Sparks su Efias e possono cercare di sfruttarlo per andare a bussare alle porte della base avversaria attraverso questa stessa corsia centrale, così al contempo riescono anche a ripulire i super minion che stanno andando verso la loro base. Ma la situazione è delicata, molto delicata. Già, idolo evocato in questo momento.
vanno a pretendere grazie comunque al buff ancora su Ekas. Raven e bot, ma questa torre cadrà, sono 5 contro 4. È uno scambio che per adesso non va a favore Clash Forge, che si vedono addirittura perdere l'inibitore. Pari e patta, e per gli Sparks tanto basta. Adesso i Clash Forge possono cercare semplicemente di interrompere la ritirata e contano su Raven, che sul ottenere lo stesso un inibitore dalla sua. Robin che si distacca un attimo dal team per trovare un recall facilitato. La torre è caduta. La torre è caduta, presto seguirà l'inibitore. Però sta arrivando Robin. Non arriverà in tempo per bloccare quell'obiettivo. Sarà uno scambio, inibitore per inibitore, la freccia viene evitata. E l'inibitore salvo. Miracolo. Wow. Miracolo. Ora però è Raven in una posizione un po' sgradevole. Astidi purtroppo non trova il rallentamento e tanto gli basta per sfuggire. Miracolo per gli Sparks. Raven per evitare la freccia fa il passo indietro troppo presto e l'inibitore sopravvive con una manciata di HP. Clash Forge che però rispondono a tutta la pressione Sparks lato bot con pressione lato top. Si prendono questa torre e adesso puntano anche lì alla torre dell'inibitore. Pericoloso adesso Clash Forge, devono stare comunque molto attenti. Un possibile re-engage. Ci sono Raven anche diversi teletrasporti a rimediare al suo errore precedente. Adesso l'inibitore è caduto. L'inibitore è caduto, ma sarà veramente un autoattacco. Sparks in questo momento rinchiusi un po' all'interno della loro base. La situazione non è delle più rosee per loro. Stanno iniziando a avviarsi verso la conclusione delle loro build, con tre oggetti su Optimus, tre oggetti su Librid, tre oggetti e mezzo su Acidi. Ma se guardi dal lato opposto, i Clash Forge hanno assolutamente accelerato invece il loro stesso late game. Quattro oggetti completi su Raven, quattro anche su Make It Better e quasi cinque su Pin. È una situazione davvero sfavorevole per i Clash Forge, più che altro perché, cioè per gli Sparks, più che altro perché aver perso quei due inibitori crea delle pressioni che prima non avevi e che anzi eri riuscito a ottenere grazie proprio alla presa di quell'inibitore. È uno scambio che inizialmente era a favore tuo, ma il problema è che quell'inibitore aveva già subito danni con quella famosa con quel famoso swap di Lentra, cioè o meglio con Make It Better, che era riuscito a portare così avanti quell'ondata che poi Raven ha chiuso l'opera. Sì, adesso gli Sparks devono cercare in qualche modo di forzare un teamfight al danno degli avversari, ma guarda i missili di Make It Better, quanti danni riescono a fare su Ekas, che con questa Morgana purtroppo molto vulnerabile alle aggressioni avversarie. Clash Forge stanno giocando molto bene la mappa, sfruttando queste due ondate di Super Minion che arrivano dalla mid e dalla bot per mettere ulteriore pressione sul lato superiore. Non una facile situazione per gli Sparks, che sono costretti a rispondere un po' ovunque, perché dove non ci sono i Minion c'è Raven e dove non c'è Raven c'è il resto di Clash Forge. Già. Adesso vanno nuovamente a aggredire. Freccia trova limit. La purificazione però non è stata utilizzata. Bravo Demon a fare da frontline con il proprio Berserker. Arriva però la canalizzazione da parte di Acidi. Trova il knock up. Riusciranno infine a chiudere questa cataclisma. L'uccisione su Demon. Acidi però verrà colto dall'incantalame di Bean. E quindi per lui una morte assicurata. È uno scambio di kill. Ma Raven continua a pushare in quella corsia inferiore con i super minion. È un pericolo. In qualche modo devono rispondere. Limit trovato nuovamente dal legame oscuro. Ma ovviamente su di lui i controlli non sono quelli che sta cercando il team. I danni su questa torre bastano e avanzano. Potrebbe cadere la prima torre del Nexus. E così è. Bisogna stare molto attenti adesso. Sparks sotto costante assedio. Non possono permettersi di tenere troppe attenzioni verso una corsia o l'altra. Clash Forge che stanno veramente tirando fuori un display di macro fantastico. Una gestione dello split push, delle ondate, veramente meraviglioso. Per quanto adesso quella corsia centrale non sia più a loro favore, perché l'inibitore è respawnato e ci sono adesso i super minion che si sono guadagnati gli Sparks, questo potrebbe dare agli Sparks una leggera pressione per quanto riguarda il Baron, che è appena spawnato. Clash Forge ancora non perfettamente nella posizione di poter rispondere, ma così anche l'ibrid. Oh no, quel teletrasporto. Limit ammaliato Acidi. A breve potrebbe esserci il knock up, ma viene immobilizzato dal legame oscuro di Ekas. Demon un giro un po' maldestro. Acidi però ha già metà vita. Mickey Petra su Ekas, Robin si porta in avanti ma non trova i target desiderati. Su 4 il cataclisma, corte imperiale, libri della magia. Trovano due uccisioni, arriva la terza. Bean troverà infine l'uccisione per quanto riguarda lo stesso libri di Optimus. Ma guardate adesso tutti quanti, canalizzazione perché c'è il teletrasporto di Bean e Mickey Petra, vogliono chiudere. C'è solo la torre del Nexus, i recall stanno arrivando ma potrebbe essere troppo tardi. Bean e Mickey Petra hanno una quantità enorme di danni. Bastano e avanzano i colpi, potrebbero bastare, il tumulto di piume, l'ultimo attacco!
ma no, riusciranno a difendere. Mechitender su Efias, troveranno l'uccisione. Pin, un altro d'attacco. Sono cadute le mura ultime di questo Nexus. Oh, il Nexus adesso è nudo. Gli Sparks hanno trovato una carneficina, ma a che costo? Entrambi i loro carry sono morti e questo non permette loro di avanzare pretese sul Baron. E guarda, ci sono quei super minion nella corsia centrale dei Clash Forge. Se solo avessero libri di Optimus non fossero caduti in quel teamfight, gli Sparks avrebbero potuto rovesciare completamente la frittata. Però ci sono 4 secondi Optimus e il teletrasporto è open. Ma Demon e Limit sono già vivi, Raven è appena tornato. Per quanto... Oh, stanno facendo! Te l'ho detto, devono farlo, arriva la ulti, siamo già a 3 contro 3, a breve arriverà anche l'Hybrid, per quanto debba farlo a piedi. Sta succedendo davvero? Già. Demon costretto a fare frontline, si lancia in avanti, l'ammaliamento dall'altra parte, il cataclisma, si bloccano su Raven, è caduta Raven, nuovamente adesso è arrivato anche Efias, battono e avanzano su Demon, i controlli, doppio uccisione da parte di Optimus, il legame oscuro non c'è, è caduta la prima torre, potrebbe cadere la seconda, si lancia in avanti col pacchetto, Mechitender ha eliminato, doppio uccisione, Acidi riuscirà nel pericolo, trovano il fine, l'ultimo colpo. Mio Dio, cosa è successo? Oh mio Dio! Mio Dio Sparks. Quella è stata la call più coraggiosa che io abbia mai visto in vita mia. Grazie. Io te l'ho detto però, 6 secondi. Te l'ho detto quando leggo 30 secondi sul dead timer, te l'avevo detto anche l'altra volta, quando leggo 30 si tira dritto. Oh mio Dio. 34 a Bin, 34. Mi sta esplodendo il cuore. L'ho visto, lo so, è così, non puoi farci niente. Wow. È per questo che ho detto, non posso dire che i prossimi game saranno meno esplosivi del game 1. Questo qui mi ha fatto esplodere il cuore. Io la testa, proprio c'ho... Un finale assurdo. Allora, ci sono state così tante cose che hanno portato a questa vittoria degli Sparks, semplicemente limitati a quell'ultimo teamfight. E se dobbiamo, a prescindere da questa call finale, da questo ultimo disperato tentativo di lanciarsi in avanti e finire la partita, l'azione della vittoria è stato l'Hybrid in quella tana del barone con la ulti di Azir per spostare, per cambiare completamente le sorti del teamfight. L'abbiamo visto fino a quel momento, gli Sparks stavano di poco ma inevitabilmente perdendo ogni fight. Make It Better con questo Corki continuava a trovare i danni di cui aveva bisogno e Optimus non riusciva a esporsi, si esponeva per fare danni, ma a questo punto lo metteva nelle mire di Xayah, di Corki, e gli costava veramente tanto. L'Hybrid il più delle volte non riusciva, dopo un iniziale fantastico early game con delle fantastiche combo, i suoi Shurima Shuffle non sono stati abbastanza decisivi nei teamfight per portare effettivamente alla vittoria di essi da parte degli Sparks, ma quando ce n'era bisogno di più, su quell'ultimo teamfight davanti al barone Nashor, l'Hybrid trova la combo decisiva, riesce a eliminare gran parte dei Clash Forge. I Clash Forge poi fanno la decisione di cercare di tirare dritto, contando sul fatto che loro hanno entrambi i carry che possono distruggere le strutture. Gli Sparks non hanno più i carry, sono soltanto i due tank e Morgana, ma i due tank e Morgana riescono a difendere la base. E una volta che quella base è difesa, anche se non ci sono più torri del Nexus, anche se non ci sono più i carry vivi, torna in vita Optimus, parte il teletrasporto, Acidi con la sua suprema li raggiunge. È stato emozionante, è stato veramente emozionante. Molto emozionante e bravi comunque anche i Clash Forge, per quanto gli Sparks abbiano tentato e osato e hanno vinto. Questa serie poteva essere finita con questo game. Vero. Come ci siamo adesso, potremmo avviarci verso il quinto game. Ogni singola di queste tre partite è stata decisa da così poco e non potevamo aspettarci una semifinale migliore. Onestamente, queste due squadre stanno dando uno spettacolo assurdo. Vedi, questo era il preludio alla finale, una mini finale. L'abbiamo ed detto. È quello che stiamo avendo. Assolutamente. Wow, che emozioni. Poi qui nuovamente sul calare i Clash Forge trovano delle ottime offensive, ma qui l'Hybrid, signori, questo è stato il barone ancora prima. Questo è ancora prima. Mechitender, guarda che posizionamento fantastico ha in questo fight, perché arriva con quel teletrasporto e può effettivamente fare così tanti danni sulla backline avversaria, eliminando Optimus, costringendo i rimanenti membri degli Sparks alla ritirata. E questo permette ai Clash Forge di andare un po' a chiuderli e ottenere quella priorità che Make It Better stesso si era guadagnato sulla corsia inferiore, spingendo avanti quell'ondata di minion. I Clash Forge hanno giocato un macro fantastico in questa partita, ma il macro ti vince le partite fino a un certo punto. Vero.
arrivati a quei team fight, arrivati a queste situazioni così delicate dove la tutto magia è bilanciato sul filo del rasoio, serve quel miracolo di Mix, serve quel lampo di genio. Eccolo qua il lampo di genio. E questo è stato questo alla fine? Mi sembra di sì. Perché io vedo la base ancora intatta. No, la base è ancora intatta. Quanti baroni hanno fatto? Ci sono stati troppi baroni in questo. Troppi baroni, 3-4 baroni, non ne so più neanche più. Questo è stato il baron che effettivamente è stato conquistato dagli Sparks, ma poi hanno tutti morti. Esattamente, è rimasto soltanto Efias a difendere. E questo è stato dove Libra ha cercato di lanciarsi in avanti, ma non ha trovato Bin molto pronto a direzioni con il suo tumulto di piume questa volta per portarsi in salvo. E è veramente... è stressante per me che la sto guardando e commentando questa partita. Non oso immaginare per i giocatori che sono lì a giocarsi vittoria o sconfitta su azioni da meno di un secondo, meno di un battito di ciglia. Ed è una bella batosta per i Clash Forge, perché si vedono ancora di più allontanarsi da Corisuato con il Nexus ormai privo di difesa. Assolutamente sì, quando hai distrutto entrambi le torri del Nexus avversario, quando e sei poi così vicino alla vittoria, non, a quel 2-1, non è neanche e il fatto di averlo essere quasi arrivati alla vittoria e poi perdere la partita nella stessa azione. Già. Nel giro di quanto? Un minuto? È caduto quella torre del Nexus. Hanno trovato le kill sui carry e poi gli spara sono corsi direttamente in base avversaria. Alla fine Makeybet è riuscito a spawnare, ha preso il pacco, è corso per cercare di salvare la partita. Ha ucciso Acidi, è riuscito ad abbattere il Nexus a pugni. Non oggi. E questo è stato il fight decisivo. Per quanto la freccia di Ashe non sia andata a segno, guarda l'ibrid. Per quanto effettivamente sembrava che i Clash Forge fossero ben posizionati, perché guarda come si stanno approcciando in 4 da questo lato inferiore, ma il Cataclisma li rinchiude tutti assieme. Cataclisma 4, e l'ibrid con questa meravigliosa scorta imperiale che vince il fight per i suoi compagni di squadra. Kennen istantaneamente eliminato, Olaf idem, Rakan va in stasi ma non puoi cercare di fare altro. I due carry dei Clash Forge hanno eliminato i carry avversari e per questo pensano di poter vincere il 2 contro 3, ma Makeybet ha troppo poca vita, i minion non sono abbastanza e Acidi e Robin salvano la partita. Poi arriva addirittura Efias e a quel punto... Efias che tra l'altro ha rischiato molto qua cercando di aggredire Make It Better, perché i danni di questo core che è arrivato a quelle game, forse anche addirittura un po' troppo ingolosito da quella Morgana, Make It Better fa un passo falso e la rischia, ma alla fine la fortuna aiuta gli audaci. Vedi, guarda, vedi? 40-40. Sopra i 30... E quando vedi il numerino? È chiusura. Sopra i 30 ormai è chiusura. Per me funziona così, ormai il mio cervello legge 30, legge teletrasporto, legge chiusura. È stata una mossa audace. E gli Sparks sono stati ricompensati. Fermata vittoria di Asi. Ciuf. Per quanto abbiano trovato anche un buon contra-engage i Clash Forge, ma Raven purtroppo rimasto chiuso nel Cataclisma, istantaneamente eliminato. Quel Kennen che non aveva neanche la sua stessa Suprema ancora e poteva soltanto contare sugli auto-attack, che per quanto sia un Kennen che ha buildato da critical hit, puoi cercare di fare qualcosa. Make It Better che si lancia avanti nel momento in cui ho visto Optimus esplodere, ho temuto per la sorte degli Sparks, ma effettivamente c'era Zombie Acidi, c'era il Zion che a cazzotti riesce ad abbattere il Nexus della vittoria. Stavo per dire Macido, magico e Acidi, Macido. Davvero molto molto bravo, però adesso la resa dei conti fuori.